Eccolo sia domani, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme. E ovviamente prima di partire col contenuto pomeridiano di questa domenica, vi invito come sempre a lasciare un bel pollicione alto alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura di ogni video quotidiano. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, partiamo col dire che dopo Juventus-Milan 0-0 c'è molta amarezza ovviamente tra noi tifosi, perché speravamo in qualche modo di accorciare il gap che ci separa per la qualificazione alla Champions League, vincendo già appunto una partita fondamentale e in qualche modo consentendoci di respirare e con la certezza di dover fare soltanto 4 punti per arrivare alla quota Champions. Così invece se ne vogliono altri 6 e ovviamente, stando a quello che sembra di vedere in questa Juventus, la possibilità di farli sono solamente contro la Salernitana retrocessa e il Monza, come ho detto, che non ha nulla da chiedere a questo campionato, anche perché contro la Roma all'Olimpico, il Bologna al Dallara, sarà già dura portare a casa 2 punti su quelle 2 partite. Ecco, Allegri, che secondo me avrebbe dovuto richiamare tutto all'ordine e cominciare subito a preparare la partita contro la Roma, in realtà ha dato 2 giorni di riposo. Quindi la squadra starà fino a martedì pomeriggio senza lavorare, in qualche modo scaricando le tensioni, cercando appunto di tornare in forma psicofisica è perfetta per allenarsi duramente verso la partita. Ma come ho detto, la squadra ormai è agli ormeggi, ha mollato tutto, l'allenatore è scaricato da tutti i giornalisti, da tutto l'ambiente, anche tutto sport ha detto basta con un punto esclamativo nell'ultimo editoriale, dicendo non se ne può più di questo Allegri non può fare. Quindi ora si sta soltanto aspettando l'annuncio definitivo della separazione con il tecnico livornese, e ovviamente stiamo contando tutti i giorni, mancano ancora 4 partite di campionato e una di Coppa Italia, vedendo cosa riusciremo a fare contro un Gasperini comunque super preparato. E ovviamente un'altra cosa che balza all'occhio, oltre al nervosismo, no, dell'allenatore insieme a Landucci, è quello che è stato visto fare da Vlahovic ieri, che ha dato una manata alla bandierina, ha buttato via una bottiglia d'acqua, perché si è sentito veramente preso in giro col cambio al 62esimo, con una Juventus che stava comunque attaccando, stava producendo azioni da gol, stava comunque mettendo nella sua metà campo il Milan, che non ha mai impensierito Szczęsny, e non ha preso bene il cambio, perché poi è entrato Milik. Come sapete, Milik ha avuto anche una palla gol molto nitida al 74esimo, poi cestinata tramite una parata di Sportiello, e insomma Vlahovic si aspettava di fare tutta la partita a questo big match. Sappiamo che il serbo non ha mai inciso molto nei match contro le big, però secondo me aveva una possibilità di portare a casa i 3 punti con noi, con le sue giocate, perché comunque dai, non è stato sicuramente il migliore, perché forse Chiesa il migliore di tutti, però ecco, un Dusan Vlahovic ti può sempre creare qualche grattacapo in più e magari ti può anche segnare il gol della vittoria. Come ho detto, tanta frustrazione, quindi una piccola lite, un po' di schermaglie, occhiatacce, no? Del serbo rivolto ovviamente ad Allegri e Landucci, che come sapete sempre si consultano prima di fare i cambi. Spesse volte Landucci dà dei dettami ad Allegri prima di fare ogni cambio, e ieri sicuramente Landucci ha preferito magari difendere lo 0-0, non so, oppure comunque tentare di avere giocatori che in qualche modo si offendessero ma fossero bravi anche a coprire. Sapete che Milik è uno che spesse volte segue alla lettera quello che dice Allegri. In ogni caso, la situazione ovviamente è una polveriera, una granatiera, ci stiamo veramente trascinando al finale di questa stagione, agonizzando, strisciandoci proprio a carponi con le mani, fino ad arrivare veramente a questo 26 maggio. Una nota positiva, se vogliamo dire, di questa Juventus è che rivedrà Fagioli prima del finale della stagione contro il Monza, e l'altra cosa è che non prendiamo gol, dopo che ne avevamo presi una caterva nelle ultime partite, e soprattutto creiamo palle e gol nitide con tiri in porta pericolosi per la retroguardia difensiva degli avversari e per il portiere. Questa è l'unica nota, manca diciamo il colpo definitivo del KO per vincere le partite. Vedremo se arriverà, come ho detto, in alcune gare, no, delle prossime che vedremo, oppure dovremo veramente trascinarci i carponi facendo 4 punti sulle ultime 4 partite, perché da questa Juventus adesso ci si può aspettare di tutto, perché come avete visto facciamo fatica sia a battere le big, e su questo non c'è lo dubbio, ma anche a spuntarla contro squadre che fanno catenaccio, si chiudono e ripartono. E come ho detto, l'Allegri dovrebbe puntare, lo abbiamo detto più volte, non solo ad avere Yıldız che possa cucire diciamo
i reparti, il centrocampo e l'attacco, in qualche modo muoversi tra le linee, come lo stesso Allegri ha detto in conferenza stampa, ma anche un giocatore dai piedi buoni, dalla qualità, che faccia il metronomo e dia geometria a centrocampo, perché come ho detto, oltre a essere bravi a fare densità e a mettere giocatori muscolari davanti alla difesa per fare strappi e contropiedi, ci vogliono anche giocatori pensanti. Basti guardare a chi abbiamo avuto nel quinquennio di Allegri, abbiamo avuto comunque giocatori anche in grado di pensare, magari anche lenti, magari anche non fisicati, però in grado, come ho detto, di correre meno e usare più la testa. E questo secondo me è quello che manca alla Juventus. E a volte uno può rimanere anche sorpreso nel mettere un giocatore che magari non ti dà una cicca, no? Nominandolo come nome, ma poi in campo a livello di funzionalità ti rende più rispetto a quei nomi altisonanti o quei nomi blasonati nelle gerarchie e in cima alla piramide delle tue preferenze, perché di solito è così. Tanti giocatori che, ripeto, non avevano la fiducia dell'allenatore, gli è stata data quella fiducia che magari meritavano e poi non hanno mai lasciato il campo. Ci sono tantissimi esempi che potremmo fare nella storia del calcio passato e recente. Quindi volevo fare questo piccolo inciso riprendendo anche le ultime notizie che giravano in rete, eccetera. Quindi Sky Sport con Gianluca Di Marzio, ma anche Fabrizio Romano e tanti altri giornalisti di punta continuano a dire che per Allegri, Juventus, a questo punto non c'è neanche l'1% di possibilità. Io gli lascio l'1, perché come sapete, ho detto già più volte, con Elka non è mai detto all'ultimo po', questo qui potrebbe venire l'idea matta, no? Col fatto che sia un mondiale per il club, di fare il prolungamento di 1+1. Quindi lasciargli l'ultimo anno che è rimasto del quadriennale, più il prolungamento per fargli fare il mondiale per il club, visto che il contratto scade durante il FIFA World Cup per i club. Quindi insomma, ripeto ragazzi, diciamo che non c'è quasi più dubbio, Thiago Motta dovrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus, Giuntoli lo ha confermato anche ultimamente negli ultimi contatti che ha avuto sia con l'allenatore sia con l'agente Canovi, e non ha piano B, cioè il prescelto è lui, si fida di lui ciecamente e con lui pensa di poter ricostruire la nuova Juventus. Giuntoli non sta nella pelle, non ne può più di Allegri, e si vede benissimo dall'atteggiamento, addirittura aveva utilizzato come intermediario per parlare con Allegri Manna, che ora non c'è più ed è DS del Napoli, tra poco verrà ufficializzato durante la sessione di mercato, per ora accordo verbale soltanto con Allegri De Laurentiis, però adesso i rapporti sono ancora più in attrito, perché chiaramente Giuntoli deve comunicare direttamente con Landucci e con Allegri, e ovviamente la rottura ormai all'ordine del giorno, e mi dispiace che ci siano ancora alcuni allegriani che provano in qualche modo a tirare acqua al mulino di Allegri sperando che rimanga, e questo non fa altro che fare ancora più male alla nostra vecchia signora, che ha bisogno di essere liberata. Lo dico scandendo anche le sillabe, perché secondo me chi vuole il bene della Juventus deve veramente volere l'addio di Allegri, altrimenti mi viene da pensare che molti tifosi siano addirittura tifosi di altre squadre, perché non si può vedere un tifoso che, dopo tutto quello che è successo, dopo 3 anni di fallimento, dopo quello che ha detto Allegri sputando sulla nostra storia e il nostro blasone, e ergendosi a santone, a miracolato per aver fatto quello che ha fatto, 4° il primo anno, 7° il secondo anno, perché nell'albo d'oro ci va al 7° posto, non c'è scritto -10 di penalizzazione, è un 7° posto, e quest'anno è già grassa se arriveremo 5°. Quindi capite anche voi, proteggere una persona del genere è veramente autolesionista. Concludo per fare il quadro generale, visto che comunque presto potremo cominciare a parlare di mercato, anche se comunque maggio è molto in anticipo, no? Per fare nomi, però cominciando già a intravedere quale potrebbe essere, no? Qualche volto, qualche profilo per il 4-2-3-1 di Thiago Motta, o anche 4-3-3 oppure 4-1-4 a seconda del tipologia di squadra che andrà a affrontare la prossima stagione, se dovesse essere lui l'allenatore. Attenzione, mettiamoci sempre il se e il condizionale. Allora, come abbiamo detto, Calafiori ha dato il benestare assoluto al trasferimento alla Juventus proprio in virtù del fatto che Thiago Motta verrebbe da noi. Però, come sapete, serve la qualificazione alla Champions League per sancire, no, l'arrivo di questi 100 milioni totali tra market pool, sponsor e tutto, per la rassegna più importante europea. E quindi è chiaro che finché non ci sarà questa certezza, Calafiori è comunque un giocatore appetito da altri club, tra cui anche Leverkusen di Xabi Alonso, che fa sul serio, proponendo ovviamente un ingaggio probabilmente anche superiore a quello che proponiamo noi. Però insomma,
Calafiori è sicuramente un nome di spicco. Zirkzee, giocatore che abbiamo detto, olandese, ancora di proprietà del Bayern, che potrebbe trattare con noi, e ovviamente il Bologna dovrà in qualche modo cercare di essere magnanimo nei nostri confronti. Per ora la valutazione è di 60 milioni, però vedremo se riusciremo in qualche modo a inserire qualche contropartita per alleggerire il discorso e il peso. È chiaro che lui verrebbe o con la permanenza di Vlahovic o anche senza Vlahovic. In ogni caso non... l'uno non esclude l'altro, quindi questa è un'ottima condizione sine qua non. E ovviamente Diomandé, giocatore comunque in forza allo Sporting di Lisbona, sondato già da tempo da Giuntoli e da tutto lo staff, altro giocatore che potrebbe far parte appunto come pilastro della difesa 4, con Bremer a quel punto anche possibile sacrificato, di cui già parlavamo. Per la porta spuntano diversi nomi, oltre di Gregorio che abbiamo fatto, anche Carnesecchi, di cui avevamo già accennato qualcosa in passato, e poi quel nome di Donnarumma, sempre romantico, che ritorna quasi ad ogni mercato, perché magari il giocatore non ha voglia di rimanere in PSG in Liga, ha già vinto tanto, praticamente tutto quello che c'era da vincere, diciamo, a livello nazionale col PSG, ha vinto l'Europeo con l'Italia da protagonista, ha vinto una Supercoppa italiana col Milan precedentemente, e quindi è un in semifinale Champions League col PSG, con la possibilità di andare in finale battendo il Dortmund, quindi è un portiere che sta cominciando ad avere un panorama internazionale e un'esperienza, un bagaglio importante. Vedremo cosa succederà, sicuramente è in contatto con la Juventus già da agosto 2023, e ricordatevi il no di Agnelli e di Allegri nel 2022, quando ha deciso di tenere Szczęsny. Poi Thuram, altro giocatore di cui si parla pochissimo, che è Frank Thuram, ma zitto zitto Giuntoli sta cercando di prendere lui, e ovviamente i giornalisti mettono in pasto a tutti noi anche altri nomi per sviare le trattative. Oltre a questo ovviamente abbiamo Samardžić e Coop Miners per la mediana, perché ovviamente siamo orfani di un centrocampo di un certo livello dai tempi di Vidal, Pirlo, Marchisio e Pogba. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, scrivetemi in privato su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza io fino alla fine.